Buongiorno, oggi vi parlerò dell'agapanthus, il fiore dell'amore. Intanto perché si chiama così? Beh, dal greco agape vuol dire proprio amore e anthos vuol dire fiore. E questo deriva dal fatto che in Africa, in Sudafrica, c'è una popolazione, o c'era una popolazione che si chiamavano Yosa, che usavano l'agapanthus non soltanto per la bellezza, ma anche per le proprietà che avevano per far rimanere le donne incinte, per la fertilità, ma non il fiore, le radici. Infatti facevano delle collane fatte con le radici dei agapanthus, perché l'agapanthus sottoterra ha una radice carnosa o fascicolata che effettivamente si può anche essiccare ed ha delle proprietà che portano anche la fertilità e il benessere alla persona, questo secondo la tradizione. E infatti le donne che poi rimanevano incinta e avevano dei figli portavano questa collana per tutta la vita. E allora in questa giornata di agosto in cui il caldo è africano proprio per le correnti che arrivano da lì, come non parlare di una pianta di origine sudafricana? Senza considerare il fatto che circa l'80% delle bulbose che esistono sulla terra provengono proprio dal Sudafrica. Ed eccoli qui alle mie spalle, gli agapanthus. Questa è una varietà che si chiama Elizabeth, che ha dei fiori di un bellissimo colore e anche abbastanza grandi. Vengono spesso chiamati agapanthus africanus, anche se in verità non è corretto, perché l'agapanthus africanus è una delle specie che non viene in verità molto coltivata, perché è un pochino più difficile da coltivare. Il vero nome invece è Agapanthus precox, subspecie orientalis, quella che noi stiamo utilizzando per fare tutti gli ibridi che conosciamo e che abbiamo a disposizione, che vanno dalle tinte del bianco, azzurro, blu scuro, eccetera. La differenza sostanziale è che in alcune zone è più indicato utilizzare gli agapanthus a foglia decidua, che sono quelli che provengono in Africa dalle zone dove piove di meno e dalle zone un pochino più desertiche rispetto a quelle del capo, e quindi avendo la foglia decidua resistono anche al freddo un pochino meglio rispetto agli altri agapanthus, che comunque resistono a gelate sporadiche senza problemi. Qui abbiamo anche un'altra varietà molto bella che ha dei colori molto scuri, vedete? Le tinte che si stanno creando raggiungono addirittura il nero. L'agapanthus non è una pianta difficile da coltivare, proviene da zone piuttosto sassose, infatti spesso viene detto che le radici vanno infilate in delle zone un pochettino strette. Questa cosa io sinceramente non l'ho effettivamente constatata, questa pianta qui alle mie spalle in effetti non ha nessun tipo di costrizione e fiorisce sempre molto abbondantemente. Forse nelle prime fasi di crescita della pianta è bene utilizzare dei contenitori più stretti e allargarli mano a mano, ma avranno bisogno di contenitori piuttosto grossi perché le radici fascicolate crescono molto. Non va piantata in profondità, la radice viene messa appena sotto il livello del suolo perché leggermente sporge anche durante la crescita. D'inverno non è necessario innaffiare, soltanto in primavera quando sarà necessario anche dare un pochettino di concimazione. Sono piante adatte per grandi gruppi ma anche per bordure e spesso vengono accostate a altre bulbose rifiorenti come gli Hemerocallis. Se vivete in zone dove d'inverno fa molto freddo, le temperature rimangono sotto lo zero per alcuni giorni, allora è meglio ricoverare gli agapanthus in serra fredda e fargli passare l'inverno fino a marzo all'interno. Comunque, considerando i cambi climatici che stanno avvenendo, sicuramente l'agapanthus sarà una di quelle piante che sempre di più vedremo nei nostri giardini, non soltanto nel centro-sud o in Liguria, ma anche nelle zone a clima che attualmente o fino adesso era più rigido. Quindi è una pianta che possiamo prendere seriamente in considerazione per i nostri giardini.